Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno a professor di Taranto ancora con noi per il nostro seminario. Buongiorno. Buongiorno a lei e la ringraziamo come sempre per la, per la sua disponibilità. Siamo oggi nella nostra quarta puntata, che in realtà sarebbe la seconda parte della terza, però non ci focalizziamo sui, sui numeri eccessivamente e ricordo a tutti che il tema è sempre il Gesù storico alla luce del dibattito. Alachico. Abbiamo introdotto diverse problematiche sempre grazie all'aiuto del professore nella terza puntata. In questa puntata proseguiremo e ragioneremo, eh, poi adesso vedremo, col professore ci spiegherà meglio, in termini di, di prassi, nel senso analizzeremo il comportamento che emerge dai Vangeli eh, di Gesù alla luce del, del contesto ebraico e di quello che abbiamo un po' anche anticipato a grandi linee. Fino a questo momento, e entreremo oggi magari più nel dettaglio dei, dei, dei passi eh, biblici appunto del, del Nuovo Testamento, facendo ovviamente tesoro del, dell'antico e della tradizione eh, rabbinica. Eh, professore, io inizierei subito eh, ragionando, dove, riprendendola dove ci eravamo interrotti nel, nell'ultima puntata, ovvero nel famoso passo di Isaia 53. Del, del servo sofferente che è un po' quello che la tradizione e cristiana, non ebraica cristiana ha utilizzato per costruire poi eh, tutto la, eh, insomma, il, il tema de della passione, il tema del, del sacrificio del, di Gesù sulla croce eh, a beneficio dell'umanità eh, questa, questa qua è una, un passo che è stato appunto come lei ben sa oggetto di studi esegetici e posteriori anche per lungo tempo e vorremmo chiedere insomma, questa idea quanto ha fondamento, quanto ha le sue radici nella, nella cultura ebraica, nella religione ebraica. Sì, eh, una mandata, grazie. Eh? Ricordiamoci. Sì. Eh, ma è giusto, concordo, iniziare da questo punto ricollegandoci anche a quanto detto nella seconda e terza lezione a proposito dei passi di interesse messianico, eh, mi sono arrivate anche privatamente da alcuni ascoltatori richieste in tal senso. Eh, premetto innanzitutto che il capitolo 53 di Isaia contiene l'ultimo dei quattro componimenti poetici noti come canti del servo, così chiamati perché incentrati per l'appunto sul cosiddetto Eved Hashem, il servo del Signore figura scelta da Dio per portare la giustizia alle nazioni, come scritto in Isaia 42.1. Diceva bene lei, una vexata questione, un problema nodale eh, intorno a cui ruota però in particolare le l'esegesi è l'identità del servo. La tradizione cristiana, come ha ricordato anche lei, legge tutto il capitolo. In chiave cristica, e qui naturalmente io illustrerò invece i punti essenziali della tradizione esegetica ebraica, che fa innanzitutto notare che è lo stesso Isaia a chiarire la questione utilizzando ripetutamente la parola servo come eh, apposizione del termine Israele o comunque in associazione ad esso viene detto Israele mio servo Giacobbe oppure Giacobbe mio servo Israele il servo dunque è chiariamolo subito per la tradizione ebraica il popolo di Israele questa in estrema sintesi l'interpretazione tradizionale ebraica è la prima, il primo punto di diciamo di, in cui si si di... differenza esatto, certo e, eh, analizziamo però eh, magari Qualche versetto più da vicino, riportando certo. eh, alcune delle obiezioni eh, a questa linea esegetica e le relative risposte. Un primo versetto significativo è 53.3, in cui si dice che era disprezzato e rigettato dagli uomini e lo si definisce uomo di dolori, conoscitore della sofferenza. Eh, la spiegazione qui. È, eh, piuttosto semplice, ci si riferisce, come si capisce dal contesto, ai re delle nazioni che hanno espresso in passato e continuano ad esprimere disprezzo nei confronti del popolo di Israele in esilio. E le parole utilizzate sono peraltro simili a quelle che troviamo in un salmo, il Salmo 44, in cui gli israeliti dicono a Dio: al versetto 14. Tu ci hai resi lo zimbello delle nazioni. Eh, rilevante nel dibattito esegetico è anche il versetto successivo, 53.4, in cui troviamo scritto egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. In questo caso bisogna spiegare che lo scopo dell'esilio e della sofferenza di Israele è quello di portare la redenzione al mondo intero. Israele infatti è chiamata, in Isaia 49,6, eh, luce delle nazioni, Orgoim, e il suo compito è per l'appunto di portare la salvezza fino alle estremità della terra, ad Kizzea Una sonanza che si ripete poi anche nel, nel, negli Apostoli, no? quando vengono inviati. Certo, ecco, certo. qui abbiamo trovato un punto di contatto. Sì. Certo. E, eh, per compiere, però, questa missione il popolo ebraico dovrà pagare un prezzo molto alto, subendo ogni sorta di atrocità. Alla fine, però, le nazioni comprenderanno che la dolorosa storia eh, del popolo di Israele ha portato beneficio a tutta l'umanità come è scritto, è scritto esplicitamente qualche capitolo dopo, dallo stesso Isaia, capitolo 60, versetto 3, le nazioni cammineranno alla tua luce e i re allo splendore del tuo sorgere. L'Esegesi si è eh, lungamente soffermata anche su 53, 7, dove è scritto, maltrattato e umiliato, non aprì bocca, come un agnello condotto al macello come pecora muta. Si noti che la metafora che viene qui impiegata si trova anche nel Salmo 44, già citato poc'anzi, proprio in riferimento alle sofferenze degli Israeliti. Al versetto 11 è scritto: Tu ci hai dati via come pecore da macello. E tra l'altro si aggiunge: E ci hai dispersi fra le nazioni. E qui si capisce chiaramente che le sofferenze sono quelle dell'esilio. Infine, come vede mi sto eh, muovendo molto rapidamente fra questi versetti, vorrei soffermarmi molto brevemente su eh, 53.11, dove troviamo scritto, con la sua conoscenza il mio servo, che è giusto, renderà giusti molti e si caricherà delle loro iniquità. Perché è importante questo versetto? Perché in precedenza il testo ci aveva già reso noto che la redenzione di Israele porterà beneficio all'intera umanità. Ora, in questo versetto, Isaia ci spiega che il, il modo in cui ciò avverrà. Israele cioè si farà l'attrice di giustizia presso le nazioni come con la conoscenza, cioè insegnando la Torah ai popoli del mondo. Ciò peraltro è perfettamente coerente con quanto affermato da vari profeti, lo stesso Isaia ai capitoli 2 e 42, ma anche Michea 4, Zaccaria 8. Inoltre, e questo è importante da chiarire, il popolo ebraico è chiamato regno di sacerdoti. In Esodo 19,6 si dice veatem mm. li mamlechet koanim vegoi kadosh e voi sarete per me, dice il Signore, regno di sacerdoti e popolo santo. Isaia stesso, peraltro, definisce gli israeliti, al capitolo 61, sacerdoti del Signore, Kohane Hashem, collegando significativamente l'espressione con un'altra locuzione, Meshartelo Lochenu, che la CEI traduce ministri, del nostro Dio, mentre la Bibbia è interconfessionale, a mio parere più fedelmente, come servitori del nostro Dio. Come il sacerdote, secondo la Torah, ha il compito di rappresentare il popolo dinanzi a Dio e di presentare i peccati della nazione affinché siano perdonati, così anche Israele, in quanto popolo sacerdotale dell'umanità, si carica del peso delle colpe di tutti, di tutte le altre nazioni, per chiedere a Dio l'espiazione. Funge quindi in qualche modo da avvocato delle nazioni presso Dio. Vediamo ora, eh, come avevo anticipato, qualche obiezione a questa linea interpretativa e le, le risposte relative. Uh -huh. La prima e più comune obiezione. È che il servo sofferente è presentato qui come un singolo individuo. Quindi si dice non può trattarsi del popolo di Israele. E la risposta in questo caso è molto netta da parte ebraica. In numerosi casi, nelle Scritture, il popolo ebraico è descritto allegoricamente come un singolo individuo. A volte Israele è rappresentato come un figlio. Altre volte come una sposa, tra l'altro nello stesso Isaia 54:1, eh sì. E persino come un servo. Eh, per esempio in Geremia eh, 30:10 viene detto "E tu non temere, mio servo Giacobbe". Be'ataltira Abdi Jacob ma soprattutto, come abbiamo già notato, è Isaia stesso a identificare esplicitamente il servo con Israele in più occasioni. Eh, in Isaia 41.8, per esempio, viene detto, eh, Ma tu Israele, mio servo Giacobbe, ma due volte ancora nel capitolo 44 e altrove. Un'altra obiezione che viene fatta di frequente è che secondo Isaia 53.9, il servo non ha commesso peccati, mentre non si può dire naturalmente lo stesso di Israele, inteso come popolo di Israele, la collettività. In realtà, ad una lettura attenta, si capisce che non si vuole affermare qui che il servo non abbia mai compiuto peccati, piuttosto il senso è che il servo viene accusato ingiustamente di crimini che non ha commesso. Cerco di spiegarmi meglio con un esempio. Re Davide, eh, nel Salmo 69, versetto 4, dichiara «Sono potenti quelli che vorrebbero distruggermi e mi sono nemici ingiustamente». Ciò ovviamente non significa che Davide si proclami immune da colpe o che pretenda di essere infallibile, certo. solo che non ha commesso il peccato, i peccati di cui è accusato. Un'obiezione anch'essa alquanto frequente nel dibattito eh, esegetico, e poi che il servo è stato strappato dalla terra dei viventi, come si legge in eh, 53.8, cioè è morto, e il popolo ebraico invece non ha mai cessato di esistere. Anche in questo caso la risposta c'è eh, ed è relativamente semplice, bisogna però avere presente, come ho già detto, e ripeto, l'intero corpus scritturistico. La morte può essere, in questo caso, come altrove, una metafora per indicare la rovina della nazione ebraica in esilio. Faccio solo un esempio, prendendo un passo credo abbastanza noto, in Ezechiele 37, nella cosiddetta visione delle ossa secche, il popolo esiliato senza speranza, è descritto come in una condizione per l'appunto di morte e decomposizione. Tra l'altro, a proposito di Ezechiele 37, si noti come curiosità che Dio si rivolge al profeta con l'appellativo figlio dell'uomo, espressione che abbiamo brevemente... Certo, nella scorsa puntata. A conclusione della scorsa puntata. Un'ultima critica. E qui concludo ehm, che viene comunemente mossa è che nell'antichità anche gli ebrei credevano che il servo di Isaia 53 fosse il messia. Poi nel Medioevo Rashi impose una nuova linea interpretativa volutamente in opposizione alla tradizione esegetica cristiana. E per confutare questo luogo comune, ancora relativamente diffuso, vorrei eccezionalmente citare una fonte non ebraica, ehm, in particolare patristica, e mi riferisco ad Origene di Alessandria, vissuto, come sappiamo, fra il secondo e il III secolo, uno dei più importanti eh, padri della Chiesa, eh, che nella sua opera contra Celsum eh, riporta un episodio. Durante una disputa che egli stesso eh, tenne con alcuni saggi ebrei, citò queste profezie di Isaia e gli ebrei replicarono che tali predizioni si riferivano all'intero popolo di Israele, qui rappresentato come un solo individuo, il quale si trovava in uno stato di esilio e sofferenza, quello che ho eh, detto io. Aggiunsero anche che eh, ciò era parte del disegno divino, sto naturalmente parafrasando, affinché molti proseliti potessero essere guadagnati grazie eh, alla dispersione degli ebrei fra le nazioni. E si riferivano questi saggi ebrei evidentemente alla conoscenza della Torah che gli ebrei, come abbiamo detto, hanno il compito di portare alle nazioni. Abbiamo dunque da fonte patristica una testimonianza dell'antichità di questa linea interpretativa ebraica e dunque anche conferma della coerenza su questo punto dell'esegesi ebraica. È molto, è molto interessante perché abbiamo eh, affrontato veramente eh, un tema che è appunto diciamo, l'origine del distacco. Tra, 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 le due, tra i nostri fratelli maggiori, insomma, come, come ha detto lei eh, molto, molto incisivamente nella, nella scorsa puntata, nelle scorse puntate. Un altro tema, professore, che sicuramente è, rappresenta uno dei tratti distintivi del cristianesimo, è il, il famoso precetto dell'amore universale, che spesso... Nella, diciamo, nella narrazione anche cristiana in generale è ritenuto come un elemento distintivo e forse anche una novità eh, introdotta appunto da, eh, da Gesù nella sua predicazione e poi in seguito da, da, dagli apostoli eh, volevo chiederle se anche questo precetto, se anche questo comandamento che appunto come sappiamo dal catechismo è ritenuto anche il più grande no? amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi diciamo cioè, ci viene sempre insegnato così Volevo chiedere appunto, se questo comandamento ha un qualche, una qualche origine ebraica, o possiamo trovarlo nelle fonti ebraiche, oppure è un'innovazione, ecco, lascio, lascio a lei questa, questa risposta. Grazie, grazie. La, la ringrazio molto per questa domanda. Sì, è, ha ragione. Insomma, base del cristianesimo è certamente il precetto dell'amore universale, che viene spesso presentato, come diceva giustamente lei, come sua cifra distintiva ed elemento di stacco fondamentale dalla matrice ebraica. E questo eh, nuovo precetto, così almeno lo intende una certa vulgata, sarebbe anzi il segno del superamento della vecchia legge. Eh, procedendo con ordine ci sono due passi importanti. Uno è quello che ricordava lei, eh, Giovanni 15:12, eh, questo è il mio comandamento che vi, amate, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, di cui però spesso si dimentica la premessa. Eh, nei versetti precedenti, 9 e 10, è scritto, come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Intanto, intanto quindi il legame uomo-dio è inestricabilmente legato ai comandamenti, che per la tradizione ebraica, l'ho già detto ma è sempre utile ripeterlo, non sono solo il decalogo, bensì 613 precetti, di cui 248. Positivi, cioè comandi, e 365 negativi, cioè divieti. Eh, rimandiamo su questo punto alla lezione introduttiva. Certo. E il secondo passo, forse ancora più noto, è Marco 12, versetti 29 e 31, eh, c'è uno scriba che domanda a Gesù quale sia il comandamento più grande. E la risposta di Gesù è eh, molto significativa. Dice Gesù: "Il primo è ascolta Israele, il Signore Dio nostro il Signore è uno". E aggiunge: "E amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". E il secondo è questo: "Amerai il prossimo tuo come te stesso". E conclude: Non c'è altro comandamento più importante di questi, plurale. Da notare quindi che il precetto dell'amore per il prossimo è esplicitamente legato allo Shema Israele. ascolta Israele, di cui vengono citati sia il primo sia il secondo versetto, corrispondenti a Deuteronomio 6, 4, 5, che è la fondamentale. Eh, dichiarazione di fede dell'ebraismo. Eh, anche il precetto dell'amore per il prossimo è ehm, peraltro, come è noto, una citazione scritturistica. Viene enunciato in Levitico 19, 18, appunto amerai il prossimo tuo come te stesso, re ma ciò che mi interessa far notare e che eh, Rabbi Akiva, che abbiamo già più volte citato, uno dei più grandi, se non il più grande maestro del periodo mishnaico, lo indica come il più importante principio generale della Torah. Zeklal gadol batorah. E eh, si tratta in altri termini della regola aurea che implica e sussume in sé, per necessità logica, l'insieme delle norme. Questa spiegazione, tuttavia, estrapolata dal contesto, non ci fornisce alcuna precisa indicazione circa l'identità del prossimo, che è, si badi, destinatario attivo e passivo del precetto. All'opinione di Rabia Akiva è significativamente contrapposto il parere, espresso in forma altrettanto concisa ed incisiva, di un altro saggio di epoca Mishnaica, Shimon Ben il quale riteneva che in Genesi 5:1, questo è il libro delle discendenze di Adamo, Se sefer tol dot Adam", fosse espresso un principio generale ancora più importante. Si legge eh, nel Talmud Ze Klal Gadol mise". È una fonte Midrashica, Bereshit Rabbah, cioè il Midrash su Genesi ci aiuta a chiarire le ragioni della disputa e anche, eh, se riusciamo, le relative posizioni. Il nome Adamo è qui interpretato non solo come primo uomo, Adama Rishon, bensì anche e soprattutto quale figura humanitatis. E l'implicito riferimento alla seconda parte di Genesi 5.1, ad immagine di Dio, lo fece, lo presuppone evidentemente, secondo Shimon Benasai, che il precetto dell'amore per il prossimo si estenda ad ogni essere umano, in quanto per l'appunto creato ad immagini di Dio. Quindi, semplificando e riassumendo, la questione può essere posta nei termini della contrapposizione fra una visione particolaristica, più restrittiva e aderente al senso letterale. Chat del contesto di Levitico 19-18, che declina il precetto come obbligo alla fraterna cooperazione fra gli, gli appartenenti al popolo di Israele, cosiddetto Avat Israele, amore di Israele. È invece poi un afflato universalistico, possiamo dire così, che è parimenti attestato fin dalle fonti più antiche nella letteratura rabbinica e che godrà anche di una certa fortuna in epoche successive. Di notevole interesse e rilevanza è anche un altro riferimento al precetto dell'amore per il prossimo come principio riassuntivo del messaggio veicolato dalle scritture ebraiche e si tratta di uno dei più celebri e commentati passi talmudici. Siamo nel Talmud babilonese, nel trattato di Shabbat, alla pagina 31a. E mm, qui il Talmud ci riferisce che un giorno un gentile si recò da Shammai e gli disse convertimi a condizione di insegnarmi l'intera Torah mentre sto in piedi su una gamba sola. Quindi in pochissimo tempo. Eh, Shammai, viene detto, lo scacciò. Con il regolo da costruttore che aveva in mano. Lo stesso Gentile si recò poi da Hillel, che lo convertì, e gli disse: Ciò che è odioso per te non farlo al tuo prossimo, questa è l'intera Torah, il resto è interpretazione. Va e studia. E, eh, chiarisco preliminarmente, per fornire un minimo di contesto,. Che Shammai e Hillel sono stati due grandi maestri quasi contemporanei di Gesù vissuti pochi decenni prima e figurano nella tradizione ebraica insieme alle rispettive scuole, Bet Shammai e Bet Hillel, come antonomastici rappresentanti di approcci almeno apparentemente antitetici, rispettivamente rigoroso e permissivo, in proverbiale disaccordo. Ehm, su molteplici questioni esegetico-normative. E per quanto riguarda il nostro discorso, ci sono vari elementi significativi in questo brano, mi pare. E si tenga presente innanzitutto che una formulazione in forma negativa si trova proprio in Levitico 19:18. Non ti vendicherai e non serberai rancore, loti ti velotitor. Si noti poi anche che il verbo convertire in ebraico legaier ha la medesima radice del termine straniero, guerra, in merito al quale, peraltro, Deuteronomio 10.19 comanda ed amerete lo straniero perché stranieri foste in terra d'Egitto. E Levitico 19.34 prescrive sempre in riferimento allo straniero e lo amerai come te stesso, con espressione, si capisce, perfettamente sovrapponibile alla formulazione impiegata. In Levitico 19, 18 e nel Passo Evangelico. Eh, il dato più rilevante per noi è tuttavia mh, piuttosto l'invito rivolto dai Lel al neo convertito perché intraprenda un serio e scrupoloso percorso di studio. Va e studia. Ciò pone implicitamente una domanda spesso ricorrente nella letteratura rabbinica antica e moderna, ovvero se, diciamo così, la palma del primato spetti allo studio della Torah o all'esecuzione dei precetti. E la questione apparentemente oziosa, perché ambedue gli obblighi sono ovviamente di fondamentale importanza, è in realtà centrale, può aiutarci, credo, a comprendere meglio il valore Attribuito al precetto dell'amore per il prossimo e più in generale il ruolo dell'etica nell'ebraismo, percepito a volte troppo sbrigativamente da prospettiva esterna, come complesso sistema di norme e regole riducibile alla sola ortoprassi. E basti in questa circostanza ricordare che una delle massime poste. Programmaticamente direi in apertura dei capitoli dei padri perché Avot, che è un trattato della Mishnah interamente eh, dedicato a insegnamenti di carattere etico-morale, che peraltro è costume leggere nei giorni dell'Omer fra Pesach, e, e, che è la Pasqua, e Shavuot, la festa delle settimane, recita: Recita così, è scritto: Su tre cose poggia il mondo, sulla Torah sul servizio divino e sugli atti di carità. È diventata proverbiale questa frase nella tradizione ebraica. E si consideri eh, poi un, altro, un passo talmudico, sempre nel trattato del uh, Talmud babilonese, nel trattato Kidushin uh, pagina 40b. Che mi sembra eh, che possa risultare particolarmente illuminante per la nostra riflessione, eh, si racconta che Rabbi Tarfon e gli anziani sedevano comodamente eh, nella casa di un tale niza, nella città di Lod, allora che gli venne posta la seguente domanda: è più importante lo studio o l'azione? la domanda che ponevamo prima okay. e rispose rabbi tarfon l'azione più importante rispose rabbia Akiva lo studio è più importante tutti risposero e dissero lo studio è più importante perché lo studio conduce all'azione e l'opinione L'opinione di Rabbi Akiva è appunto avvalorata dalla totalità dei presenti che ne esplicitano però in questo modo, faccio notare, il tacito ragionamento. Lo studio è superiore in quanto precondizione imprescindibile per il corretto e compiuto adempimento dei precetti. E risulta ora eh, più chiaro, spero, anche alla luce di questi ultimi riferimenti, il significato della garbata ma perentoria ingiunzione rivolta da Hillel al proselito, così come appare più comprensibile e coerente il collegamento intertestuale fra Deuteronomio 6, versetti 4-5 e Levitico 19-18 esplicitato da Gesù. Il precetto dell'amore per il prossimo è possiamo dire in altri termini, si sì regola aurea e almeno in certa misura epitome dell'intero canone scritturistico, ma proprio in virtù di ciò esso è al tempo stesso meta finale di un percorso, di un iter di perfezionamento gnoseologico spirituale. Percorribile solo mediante la conoscenza e l'osservanza dell'insieme dei precetti comandati, il cui valore viene così rafforzato e non sminuito. Mi permetto, professore, di inserirmi in questo ragionamento che lei ha fatto perché eh, penso sia giusto anche spiegare a chi ci ascolta che eh, il dibattito eh, sulla osservanza o comunque sul, sulla possibilità di innestare. La predicazione di Gesù all'interno eh, del dibattito anche già presente nel, nell'ebraismo è fondamentale perché eh, non solo questo eh, sarà oggetto anche del famoso Primo Concilio, quello tra gli Apostoli, perché eh, diciamolo subito, eh, io adesso faccio un attimo la parte del, di, di storia del cristianesimo che sarà ben nota a tutti, non dico certo niente di nuovo, però è fondamentale pensare che il Primo Concilio abbia sentito il bisogno di dibattere su questa continuità in rispetto alla legge, proprio l'elemento che salta subito all'occhio valutando questa cosa è che appunto forse Gesù non aveva esplicitato questa frattura, quindi è importante eh, ragionare come stiamo facendo noi perché eh, forse appunto la frattura non è stata fatta da Gesù ma poi da chi lo ha, eh, da chi lo ha seguito. Quindi eh, ricordiamolo che eh, questo primo concilio tra gli apostoli eh, si eh, concentrò sull'osservanza sull della legge, quindi anche poi il, il, quello che ci hanno anche sempre insegnato e che ci hanno sempre detto è stato Gesù è venuto a compiere la legge, quindi compiere in italiano ha un significato di continuità. Quindi diciamo che eh, questo discorso mi sembrava giusto spiegarlo perché rientra poi alla fine nel, nel nostro anche nel, nell'oggetto della nostra della nostra lezione della nostra lezione di, di oggi e volevo chiederle appunto professore questa cosa che è una curiosità che in realtà eh, esula un po' da quello che ci eravamo detti oggi questo fatto del compiere la legge nel, nel, nell'ebraismo come, come lo possiamo definire nel senso che il compimento della legge, lei l'ha già detto forse nella prima lezione, la legge per... è, è fluida, è dinamica. Come ha detto lei ci sono anche degli aspetti tipo l'informatica, che è normale che la legge ebraica si sia dovuta eh, come dire, adattare. Quindi possiamo dire che anche il fatto stesso di compiere e modificare la legge sia parte integrante del, dell'ebraismo. L'abbiamo già detto, questo forse... È... Sì, 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 no, sì giustamente l'abbiamo assolutamente già detto. E posso dire che innanzitutto che concordo con quanto ha detto prima, naturalmente il problema credo sia eh, capire dove collocare storicamente eh, questa frattura che evidentemente c'è stata, a un certo punto il cristianesimo si è staccato dalla matrice giudaica eh, e quindi... Il problema è chi ha compiuto questa frattura, in che modo, in quali tempi e con quali modalità è stata compiuta, ecco. No, ma infatti ci tenevo a specificarlo perché insomma siamo lì. Ecco, volevo spiegare che stiamo, Non stiamo parlando semplicemente di prassi o di, eh, come dire, di norme, stiamo parlando di un problema epocale. Perché alla fine è un problema epocale per la storia è un problema fondamentale. E a proposito di, di problemi, professore, eh, tornando un po' anche alla nostra scarsa e parlo ovviamente di, di me. Conoscenza della cultura ebraica, la nostra idea eh, sul, sul, sullo Shabbat, insomma, sul sabato, per noi, è un'idea, devo dire, anche a volte un po' confusionaria. Eh, ci immaginiamo adesso vado molto col, sul banale con l'acceta, quindi. Mi, mi dovrà perdonare necessariamente eh, noi ci immaginiamo appunto eh, un riposo un, un ozium se vogliamo dire un po' fine a se stesso eh, limitato appunto a, a queste 24 ore e diciamo vabbè eh, ne prendiamo atto però non è che lo capiamo fino in fondo come dire eh, però tornando in e tornando proprio al discorso che stiamo facendo l'osservanza dello Shabbat da parte di Gesù da quanto emerge nelle fonti bibliche, è fondamentale per capire la sua posizione di continuità o discontinuità rispetto all'ebraismo. Quindi io le chiederei, professore, di spiegarci nel dettaglio, nei modi insomma che lei eh, riterrà opportuni, che cos'è lo Shabbat nella cultura ebraica e su cosa si fonda come precetto. E poi ragioniamo magari su come Gesù, sempre dalle fonti, da quanto emerge dalle fonti, ha inteso questo Shabbat e perché molto spesso è stato anche un modo per essere attaccato, come dire, ah ecco, lui infrange, tra l'altro lo troviamo anche successivamente nei, eh, nei, nei, nei Vangeli apocrifi, specialmente eh, dell'infanzia, troviamo già Gesù che infrange questo comandamento e il povero Giuseppe, faccio adesso mi è venuto in mente eh, il Vangelo dell'infanzia di, di Tommaso, che il povero Giuseppe già si doveva giustificare all'inizio proprio Gesù fanciullo. Quindi, a parte questa digressione, eh, professore, le lascio ovviamente la parola. Grazie, grazie. Eh, sì, ricollegandomi anche a quanto eh, diceva proprio adesso, ehm, in effetti, come abbiamo già detto nella, anche nella lezione precedente, una lettura dei Vangeli attenta e scevra da sovrastrutture teologico-dogmatiche ci restituisce un'immagine di Gesù diversa da quella che credo sia ancora comunemente diffusa, l'immagine cioè di un pio maestro ebreo che osservava la Torah e insegnava ai suoi discepoli a fare altrettanto. E in un contesto culturale peraltro, quello degli ultimi eh, decenni dell'epoca del Secondo Tempio, in cui il dibattito fra correnti diverse, lo abbiamo già detto più volte, era molto acceso, a volte radicale e alla luce di ciò, i, i passi di discussione e magari anche di esplicita contrapposizione fra Gesù e scribi e farisei assumono, mi sembra, un valore e un significato diversi da quelli comunemente attribuiti ad essi. Si tratterebbe, in altri termini, lo voglio dire subito, per introdurre appunto l'analisi di un paio di passi relativi all'osservanza dello Shabbat, di discussioni tutte interne all'orizzonte religioso e lato sensu culturale eh, ebraico che non comportarono almeno in quel momento una fuoriuscita dall'ebraismo. Questo mi sembra abbastanza chiaro. E il dibattito punto in merito all'osservanza dello Shabbat, che è sicuramente uno dei capisaldi dell'identità eh, religiosa ebraica, allora come oggi, e ci può forse dare un'ennesima un prova a sostegno di questa ipotesi. E ci sono diversi passi che sarebbe interessante prendere in esame. Io vorrei, come eh, ho già fatto più volte in passato, soffermarmi su un singolo passo di particolare significato e rilevanza, cioè Matteo, eh, capitolo 12, versetti da 1 a 8. Comunque, prima di addentrarci nella della discussione, come ha giustamente domandato lei, è necessario fare una, una breve premessa e spiegare in maniera, spero, eh, chiara e sintetica, cosa significhi concretamente osservare il sabato per la tradizione farisaico-rabbinica. Innanzitutto dobbiamo tenere presenti almeno tre riferimenti scritturistici. Il primo è eh, Genesi 2, versetti 1-3. E sono i famosissimi versetti con cui si apre il Kiddush dopo la formula introduttiva tratta da Genesi 1.31, cioè il versetto precedente, vaiere vai voker yomashishi, cioè eh, e fu sera e fu mattina, giorno sesto, che si pronuncia tradizionalmente a bassa voce. E il Kiddush, eh, diciamolo, che significa eh, santificazione, è una preghiera che viene recitata il venerdì sera, quando per l'appunto inizia Shabbat, dopo l'accensione dei lumi, tenendo nel palmo della mano una coppa ricolma fino all'orlo di vino, da cui alla fine si dovrà bere. E i versetti sono, li ricordo rapidamente: Hulua, Shaman, Furono completati il cielo e la terra e le loro schiere, cioè ciò che è in essi.

da ogni opera che aveva compiuto. Questo è un passo assolutamente fondamentale perché si associa il sabato che etimologicamente dal verbo lishbot significa interrompere, smettere, si intende di svolgere un'attività, in ebraico moderno vuol dire anche eh, scioperare e in particolare associa la santificazione del sabato all'idea dell'astensione dalla melachà, per quello ho potuto citarli rapidamente anche in ebraico, eh, che a volte viene tradotto eh, come lavoro, ma che si riferisce, il termine, evidentemente all'opera creatrice di Dio. Certo. Siamo all'inizio di Genesi. Poi c'è un secondo riferimento scritturistico fondamentale che è sotto eh, capitolo 31, i primi 11 versetti, che qui non sto a citare, eh, in cui vengono fornite dettagliate istruzioni per la costruzione del Mishkan, cioè il tabernacolo, e come nota la tradizione esegetica rabbinica viene usato nuovamente il termine Melachah, lavoro, opera, che assume qui il senso di opera creativa, questo è, è fondamentale da capire, frutto cioè dell'ingegno e della creatività per l'appunto umane, capaci di trasformare, modificare la realtà. Il terzo riferimento scritturistico è in realtà duplice ed è il quarto dei famosi dieci comandamenti, quarto dico secondo la suddivisione ebraica, che troviamo ripetuto due volte con una, eh, nella Torah con una leggera ma significativa variante. In Esodo 28 si trova scritto Zachor et Yom Shabbat le calcio, ricorda il giorno di sabato per santificarlo, e in Deuteronomio 5:12. Si dice Shamor Shabbat le cacio osserva il giorno di sabato per santificarlo. In entrambi i casi si ripete poi che bisogna astenersi dalle melachot, che abbiamo ormai chiarito essere opere creative, nel senso che abbiamo spiegato. Come i maestri ci insegnano, le due espressioni, ricorda e osserva, sono state pronunciate insieme da Dio e udite in un'unica espressione dal popolo ebraico ai piedi dell'Ar del Monte Sinai. Lo scrive per esempio Rashi, ma in realtà è nozione comune, eh, nota ad ogni ebreo osservante, si pensi in proposito ad uno dei più famosi e popolari canti della liturgia sinagogale del venerdì sera, Le Lechadodhi, eh, vieni mio amato, Composto peraltro da un grandissimo cabalista del XVI secolo, che è Shlomo Alevi al-Kabez, in cui si dice. Non lo canto. Lo... <ride> Shamor ve Zahor ve di Burechad, osserva e ricorda, con una sola espressione, Ishmianu e la ci ha fatto udire il Dio unico. Ma cosa significa in concreto? Shamor. Osserva, si riferisce ai precetti negativi, cioè i divieti, le opere da cui bisogna astenersi. Mentre Zahor ricorda ai precetti positivi, i comandi, come per l'appunto abbiamo citato l'accensione dei lumi, il kiddush, ma ci sarebbe anche l'Avdala, per esempio, cioè la preghiera che si recita all'uscita di Shabbat, eccetera. Entrambi, naturalmente, aspetti essenziali e imprescindibili per poter santificare lo Shabbat. Abbiamo forse ora un'idea generale un po' più precisa di cosa sia lo Shabbat. Resta però ancora da definire quante e quali siano in pratica le melachot. E diciamo subito che la tradizione rabbinica ne identifica 39, okay. chiarendo però che si tratta di categorie di opere, ognuna delle quali racchiude in sé una serie di azioni proibite. Faccio solo um, alcuni esempi, c'è cioè, um, Kotev, per esempio, scrivere, Boné, costruire, Mabir, Machabé, cioè accendere o spegnere, si intende un fuoco, Ozaa, cioè trasferire da dominio privato a dominio pubblico e viceversa, eccetera. In particolare a noi interessano, qui per poi leggere il passo evangelico, una serie di melachot, eh, per esempio zore'a piantare, choresh arare, eh, meamer raccogliere, eccetera, che riguardano le attività agricole. E in particolare due, eh, un kozer mietere, che va inteso in senso lato come qualunque attività volta a separare la pianta dalla sua fonte di nutrimento, cioè il terreno e dosh eh, trebbiare, anche qui da intendersi in senso lato come attività mediante la quale si separa la parte edibile dal resto. Aggiungo anche per far comprendere meglio il senso e la logica implicita nel dibattito che la normativa eh, della tradizione farisaico-rabbinica tende ad essere in generale più restrittiva rispetto alle prescrizioni bibliche. Questo allo scopo di evitare di commettere anche inavvertitamente una trasgressione. Faccio un esempio per chiarire meglio il concetto. Si pensi alla prima Mishnah di Berakot, trattato sulle benedizioni, che è a sua volta è il primo trattato del primo ordine del Talmud, quindi è la prima pagina in assoluto del Talmud. Molto significativo. E parlando dell'orario della lettura dello Shema eh, di sera, i maestri concludono che ci sarebbe tempo fino all'alba per leggerlo, secondo l'opinione di Rabban Gamliel. Tuttavia, impongono che si legga entro la metà della notte e quindi di fatto eh, prima di andare a dormire, perché altrimenti bisognerebbe svegliarsi a metà della notte. Eh sì. eh, e spiegano molto chiaramente la ragione per questa restrizione ulteriore rispetto al precetto biblico ed è scritto appunto nella prima Mishnah di Berakot che de le Archic et Adam Minavera per allontanare l'uomo dalla trasg trasgressione. Dico ciò perché il nostro brano parla dell'attraversamento di campi di grano di Shabbat e eh, poi anche se non è scritto esplicitamente c'è chi ha sostenuto che eh, potrebbe configurarsi qui un problema di otza, cioè di trasferimento di un oggetto da un dominio ad un altro dominio. Chiarisco in estrema sintesi, lo so che è un pochino complicato, ma come dicono gli inglesi: Bear with, bear with me. Restate con me. Certo. Um, ci sono quattro domini: il Reshuta Yahid. Cioè il dominio privato, che è qualunque area di 4x4 tefahim. Un tefah corrisponde a una misura compresa fra 8 e 10 cm, e circondata da muri di almeno 10 tefahim. Può essere anche un buco nel terreno, eh? anche un pozzo di quelle dimensioni. Poi c'è il reshut arabim dominio pubblico cioè una strada larga almeno 16 ammott una ma corrisponde ad una misura fra 50 e 60 centimetri circa eh, in cui secondo alcuni c'è una grossa disputa in, in proposito dovrebbero passare 600.000 persone ogni giorno c'è poi il carmelite ovvero qualunque area di 4x4 tefahim con muri di altezza inferiore a 10 tefahim ma anche luoghi e sarebbe questo il caso di cui parla il Vangelo luoghi non delimitati e non destinati al pubblico per esempio fiumi laghi o per l'appunto campi e infine c'è il macompatur luogo esente che in questo caso non ci interessa faccio notare che per prescrizione rabbinica, è vietato portare un oggetto o passarlo ad un'altra persona che si trovi in un dominio diverso, o anche solo lanciarlo, da dominio pubblico e, o privato, anche a carmelite viceversa. e viceversa. Eh, altri commentatori fanno notare che si potrebbe configurare qui anche un altro problema, il cosiddetto tehum shabbat, limite di shabbat, di che si tratta? Ad un ebreo è permesso camminare liberamente di Shabbat soltanto all'interno dei confini della città in cui si trova. E si può procedere al di fuori del, dell'area abitata, in qualunque direzione, solo per 2000 cubiti. Ora è anche un problema definire quanto sia eh, esattamente 2000 cubiti, perché viene scritto un miglio, ma non si sa esattamente quanto sia poi un miglio. Eh, lo Shulkan Aruch, ad esempio, scrive che è la distanza percorsa a piedi in 18 minuti, ma insomma, è un'indicazione... È soggettivo poi... Soggettivo, esatto, esatto, problematica. L'unico modo per aggirare in questo caso il divieto è tehumim, ovvero l'accorgimento di lasciare in precedenza del cibo in un luogo stabilendovi così dominio temporaneo, dal punto di vista lachico, e consentendo di camminare in un'area di 2000 cubiti dal luogo in questione in cui si è lasciato il cibo. Non è certamente però questo il caso, perché per l'appunto i discepoli, come vedremo fra un attimo, strapparono delle spighe perché avevano fame, quindi non avevano altro cibo. E analizziamo ora finalmente il passo evangelico, tenendo però presente quanto, sì. per quanto possibile... Mi, mi permetta professore solo di dire che, noi, altro, che su, altro che problema superficiale, è un problema veramente difficile, per cui ha ragione, ci cioè, ha fatto proprio bene a farci questo, questa serie di accorgimenti, perché certo. è veramente difficile se no comprendere come mai è un progetto tanto importante. Necessario. Certo, certo, Lo è necessario. Prego. Grazie, sì, in, in Matteo 12, quindi dicevamo ai versetti 1-8, si racconta, qui ovviamente parafraso, che Gesù stava attraversando di sabato, dicevamo, dei campi di grano e che i suoi discepoli, che si specifica, va di bene, ebbero fame, vedremo che questo è un elemento fondamentale, si misero a strappare delle spighe e a mangiare. Alcuni farisei che eh, avevano assistito alla scena gli dissero che i suoi discepoli stavano facendo ciò che non era lecito fare di sabato. E Gesù risponde con un riferimento scritturistico e dice, non avete letto quello che fece Davide, re Davide, quando ebbe fame? Egli insieme a coloro che erano con lui? e aggiunge come gli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui perché erano destinati ai sacerdoti e il dibattito si conclude poi con la famosa frase perché il figlio dell'uomo ancora ritorna questa locuzione è signore del sabato eh, ribadisco che qui io non voglio dare un'interpretazione del passo, bensì solo fornire, se mi riesce, informazioni che aiutino possibilmente gli ascoltatori a farsi un'idea più precisa dei dati culturali nel caso specifico alachici che sono sottintesi e impliciti nella discussione, perché sono noti, ovviamente, a tutti gli ebrei osservanti quali erano certamente i protagonisti e vorrei innanzitutto far notare che eh, Gesù nella sua risposta non contesta né la normativa farisaica a proposito dell'osservanza del sabato, sì. che ha cercato di esporre nei suoi così, principi generali, né a maggior ragione l'obbligo di matrice biblica, che come abbiamo eh, notato è più volte ripetuto nella Torah. La discussione verte piuttosto, mi sembra alquanto evidente, sulle circostanze che permettono eccezionalmente di non osservare un precetto, che dunque si deduce logicamente, in circostanze normali, va osservato. E come ho spiegato ehm, nella seconda lezione, a cui rimando gli ascoltatori, ci sono alcuni versetti che vengono interpretati nella tradizione rabbinica come comando a vivere, secondo la Torah, non a morire per essa. Per esempio, Levitico 18,5 prescrive, osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali chiunque le metterà in pratica vivrà. In altre parole, come regola generale, non si è tenuti, eh, quello che dicevamo a proposito del, del Kidush Hashem, a morire per osservare un precetto, anzi è, è proprio vietato. Ed è la regola, appunto, del Pikuach Nefesh, di cui abbiamo lungamente parlato. Le uniche eccezioni sono, lo ricordiamo, omicidio, idolatria e unioni proibite. Si può quindi compiere una trasgressione ad eccezione di quelle citate, e fare per esempio una Melachà di Shabbat, per salvare una vita. Maimonide eh, aggiunge un elemento che per noi è molto rilevante, sempre in Mishneh Torah, ripetizione della Torah, che è il primo grande manuale alachico, scrive Maimonide dare cibo ad un ammalato, consentendo anche solo accelerandone la guarigione, Rientra fra i casi di Picuag Nefesh, cioè salvare una vita trasgredendo. Questo è ciò che intende, mi sento di dire, Gesù con il riferimento all'episodio di cui sono protagonisti Re Davide e i suoi uomini. E che ci fosse pericolo di vita in quel caso è abbastanza chiaro contestualmente se si legge l'intero capitolo del primo libro di Samuele a cui allude esplicitamente Gesù. Peraltro, questo è interessante, anche la tradizione rabbinica successiva, penso al trattato eh, Menachot sulle offerte di cibo alle pagine 95b e 96a, eh, discute di questa questione e conclude che in questo caso Proprio quello di, di Re Davide e dei pani um, destinati ai sacerdoti, vi era pericolo di vita e dunque era consentito compiere una trasgressione. Bene, ma come leggere però alla luce di quanto abbiamo detto, Matteo, um, uh, uh, il versetto 8 cioè l'espressione signore del sabato, che qualcuno ha interpretato come libertà di fare ciò che si vuole di eh, Shabbat, quindi di fatto un'abolizione di tutta l'alakha sull'osservanza del sabato. Eh, diciamo che nel Talmud babilonese, nel trattato di ha che avevo già citato, dedicato a Yom Kippur, al giorno dell'espiazione, alle pagine alla pagina 85 amudale um, famubet, cioè verso il recto, ehm, viene riportata un'opinione di rabbio Hanan ben Yosef, e ci si riferisce qui all'interpretazione di eh, Esodo 31,14, in cui è scritto, lahem", perché, sottinteso, il sabato è santo per voi. E dice questo maestro, questo passo vuol dire è stato dato a voi e non voi adesso. Che già richiama molto, mh, diciamo così, il senso. Se eh sì, quantomeno sì, se la sì, è di io Gesù: Io sono il Signore del Sabato. Voi dovete. Se, 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 è questo il ragionamento che insomma viene, viene spontaneo fare, no? Almeno a primo achitto, dico. Sì, sì E c'è poi una seconda. Opinione che mh, credo sia rilevante per il nostro discorso, che è quella di uh, Rabbi Shimon ben Benassià, qui il riferimento testuale è adesso do 31,16, dove è scritto uh, i figli di Israele osserveranno il sabato, e dice eh, questo secondo maestro, si può profanare un sabato per osservarne molti, ovvero ancora una volta la regola generale è del Picwa Nefesh. In altri termini, dal contesto e abbiamo visto da fonti multiple, sembra che si possa stabilire almeno quanto segue. Primo, Gesù non esprime l'intenzione di abolire l'osservanza dello Shabbat. Secondo, la discussione riguarda un caso specifico in cui è consentito trasgredire, tra l'altro, questa, lo faccio notare, sarà poi l'alachà codificata e accettata anche dall'ebraismo rabbinico. Terzo, il dibattito è logicamente comprensibile solo se si considera che Gesù era ritenuto dai farisei un maestro, cioè un pio ebreo osservante che insegnava la Torah, altrimenti non ci sarebbe stata alcuna discussione alachica fra di loro. Quarto, i seguaci di Gesù osservavano regolarmente lo Shabbat e continuarono a farlo anche dopo la sua morte. E, um, si pensi per es uh, ad esempio uh, a Luca 23, ai versetti 54 56, in cui viene detto che uh, era il giorno della parasceve, no? la preparazione, cioè um, il venerdì, giorno di preparazione eh, materiale e spirituale al sabato e già splendevano le luci per appunto del sabato e si aggiunge ehm, poi tornarono indietro prepararono aromi e oli profumati e il giorno di sabato osservarono il riposo secondo il comandamento sì, tanto è vero che c'è tutto il dibattito insomma aperto anche sulla sepoltura di Gesù eh, come mai è stata fatta in quel giorno, quindi per dire come ha ragione lei che è un problema che era sentito. Ecco. E poi, se mi no. permette, professore, una, una curiosità: sì. adesso anch'io non ricordo il versetto, però, questo stesso tema relativo all'osservanza all del, dello Shabbat da parte di Gesù è riferito anche alle guarigioni, cioè la guarigione in sé si può ritenere una, eh, diciamo, un'infrazione. Di questo, del precetto perché come allora, diceva lei se c'è un motivo di vita rientra certo, in quello che dicevamo no? certamente è un caso di PQA nefesh eh, sì, ecco, questo, certo. questo mi è venuto spontaneo chiedergli giusto sì, sì. Ehm, ma infatti queste indicazioni che ho creduto opportuno dare forse un pochino troppo dettagliate spero non noiose eh, comunque servono mi auguro anche ai nostri ascoltatori per poter leggere poi anche loro in maniera autonoma e comprendere meglio. Mh, tanti passi, che mh, ovviamente non ho potuto citare per ragioni di tempo. Sì. E in conclusione vorrei sfatare un luogo comune, eh, cioè non è affatto vero che la regola del Picqua Nefes salvare una vita trasgredendo, lo ripetiamo ancora. Eh, si applichi solo per salvare se stessi o un altro ebreo. E ricordo di aver eh, letto eh, anni fa un episodio che mi colpì molto eh, relativo alla delegazione Zacca, che sono eh, delle squadre volontarie di soccorso eh, israeliane composte principalmente da ebrei ortodossi e um, eh, hanno operato anche durante lo Shabbat proprio nella capitale eh, haitiana di Port-au-Prince subito dopo il terribile terremoto del 2010 che forse eh, qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà e uno di loro alla gente che chiedeva perché fossero lì dal momento che non vi erano ebrei eh, rispose noi siamo qui perché la Torah ci ordina di salvare vite. E siamo quindi orgogliosi di trasgredire per questo lo Shabbat. Quindi questo è chiaramente un elemento che ancora di più ci aiuta a comprendere che la regola è sì, come ha fatto giustamente riferimento lei, normativamente complessa e poi regolata da secoli, vogliamo essere anche eh, insomma un po' più eh, andiamo a difetto diciamo secoli di dibattito però ovviamente è anche poi tarabile e regolabile in base alle contingenze che forse è un po' quello che senza voler appunto dare come diceva lei letture certe però è un'ipotesi verosimile ritenere che Gesù stesso pensasse che fosse appunto trasgredibile in base alle necessità e poi ricordiamo sempre che il punto di vista dei farisei insomma è, è sempre nei Vangeli molto esasperato, quindi forse essendo anche un discorso ebraico probabilmente non tutti ritenevano che a prescindere non si potesse trasgredire eh, lo Shabbat o comunque se non per motivi diciamo eh, importanti o comunque valevoli e, mer e meritevoli. Vorrei introdurre adesso professore in conclusione l'ultimo tema, l'ultimo grande tema eh, del, di questa puntata, che tra l'altro ne abbiamo discusso anche col professor Lupieri eh, parlando della figura di Giovanni Battista e del rapporto tra eh, Giovanni Battista e, Ges e Gesù e l'ebraismo, ed è anche, tra l'altro, ne approfitto per ricordare uno dei eh, volumi eh, che abbiamo messo anche in, eh, come dire, eh, in evidenza per coloro che ci stanno seguendo di Maier, e mi sembra che sia il volume. Eh, numero 3, quello sui Mentori di Gesù, in cui si parla, e poi ne ha parlato anche il professor Lupieri nei, nei suoi scritti, eh, di dei problemi legati ai principi di impurità e purità rituale, che rappresenta sicuramente uno dei anche, anche qui nella Vulgata, come abbiamo forse già accennato, uno dei motivi che eh, normalmente tendono a distinguere il cristianesimo ed ebraismo, ovvero l'ebraismo molto legato a, a norme appunto relative a questi temi, mentre il cristianesimo un po' più libero, eh, se, vogliamo, se vogliamo dire. Ecco, quindi la, la domanda che le faccio è anche qui, eh, esiste eh, nell'ebraismo questa grossa frattura rispetto al cristianesimo oppure è frutto di una percezione, di una lettura a posteriori o, com o comunque diciamo anche etnocentrica dal punto di vista culturale? Certamente, grazie. È un tema, lo ha detto anche lei, di enorme rilevanza, iniziamo a dire, tanto per la storia del protocristianesimo quanto naturalmente per l'ebraismo. E per quanto riguarda i Vangeli mh, abbiamo vari passi significativi. Eh, penso ad esempio all'episodio della guarigione dell'Ebroso, in Marco 1, i versetti 40-45, al versetto 44 in particolare sono riportate delle parole di Gesù ehm, che io trovo molto significative. Dice Gesù, dopo averlo guarito, guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato. E qui ehm, il riferimento è al rituale di purificazione, in particolare di colui o colei che era afflitto da una malattia che nella Bibbia viene chiamata Zarat, termine comunemente tradotto come eh, lebbra, e descritto in dettaglio, intendo il rituale di purificazione, in Levitico 14. E evidentemente, quindi, Gesù non intendeva abrogare queste prescrizioni. E, eh, penso poi eh, soprattutto alla famosa e eh, dura controversia sul lavaggio rituale delle mani, netilati ad aim, letteralmente sollevamento delle mani, in mh, Marco 7, all'inizio dei primi sei eh, versetti. E viene detto che i farisei mh, e gli scribi provenienti da Gerusalemme videro che alcuni eh, dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde. E qui da intendersi non necessariamente nel senso di sporche, bensì non lavate secondo le regole prescritte. Certo. E cioè, quali sono le regole prescritte? Magari diciamolo. Bisogna eh, lavarsi prima accuratamente le mani eh, fino all'avambraccio, rimuovendo ogni impedimento, come mh, anelli e bracciali. Questo vale anche per uh, poi la tevilana e il mikveh, cioè il bagno rituale. Poi, nel caso mh, del lavaggio delle mani, versare da una brocca ehm, dell'acqua due volte mh, sulla mano destra e poi due volte sulla mano sinistra, per i mancini, vale l'inverso. Tra l'altro, c'è un costume del uh, cassidismo Chabad khab che è quello di farlo tre volte su ogni mano, non due. Una curiosità, e infine si recita la eh, relativa benedizione al Netilati ad haim, e lo si deve fare peraltro in, eh, in occasioni diverse, mh, non solo nel caso eh, più tipico che è quello del pasto con pane, mm, e a volte anche senza benedizione. Anche qui ci sono tanti casi, non possiamo entrare qui nella normativa lachica. E, questo così solo per, per esplicitare un po' il sostrato implicito. E il testo evangelico prosegue, eh, infatti, informando che eh, i eh, farisei e tutti i giudei, viene detto, non mangiano se non si sono lavati le mani fino al gomito, come dicevamo, attenendosi alla tradizione degli antichi, viene detto. Si aggiunge però un particolare interessante nel testo eh, evangelico, Tornando dal mercato non mangiano in riferimento uh, agli ebrei, in generale, in particolare ai farisei, senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame. E ci si riferisce qui, bisogna spiegarlo, all'atevilatkelim, cioè il lavaggio degli utensili. Um, Bisogna chiarire che oggetti di forme e materiali diversi hanno qualità diverse in riferimento alle regole di purità e impurità. Faccio solo qualche esempio: c'è una distinzione basilare fra utensili piani, ad esempio un coltello, e utensili cavi, che hanno cioè una cavità che può accogliere un cibo, o una bevanda, un, per esempio un piatto fondo o un bicchiere. Nel primo caso, gli utensili piani. Se è di metallo e eh, un oggetto impuro lo tocca, diventerà impuro. Se è di terracotta o vetro, resterà puro. Eh, nel secondo caso, che sono gli oggetti con cavità, dipende se l'oggetto impuro lo tocca da fuori o da dentro. Per esempio, se un oggetto impuro ehm, entra in contatto con la parte esterna di un oggetto di metallo, quest'ultimo diventerà impuro. Se tocca la parte esterna di un oggetto di terracotta, quest'ultimo resterà puro. Se invece qualcosa di impuro, non so, una mosca, per esempio, entra all'interno è il contrario: cioè l'utensile di metallo sarà puro e quello di terracotta è impuro. E così via. Sono regole molto precise e mh, si noterà abbastanza complicate. Sì. Ne abbiamo discusso, si ricorda quando abbiamo parlato col professor Lupieni, del famoso del, del cibo di del, del Giovanni Battista, delle, eh. delle cavallette, del favo, insomma tutto, tutto quello che mi permetta di approfittarne per, per, no, per rimandare eh, gli ascoltatori alle eccellenti lezioni del professor Lupieri che ovviamente trattano di questo tema in maniera molto più, molto più diffusamente e da prospettiva cristiana, quindi sono anche complementari a, a, questa, a questa nostra lezione di oggi. E dicevo, prosegue poi mh, il testo del Vangelo: i farisei e gli scribi lo interrogarono, chiedendogli perché i suoi discepoli non si comportassero secondo la tradizione degli antichi e prendessero il cibo con mani immonde. Abbiamo capito tutti a questo punto, spero, che tumà e tara, cioè impurità e purità, non equivalgono in alcun modo a malvagità e bontà. L'impurità è parte della vita di ciascuno, in particolare di un ebreo osservante, e circostanze diverse della vita quotidiana comportano inevitabilmente impurità. Non solo, a volte è necessario diventare temporaneamente impuri per compiere una mitzvah. Faccio solo un esempio, i rapporti sessuali fra marito e moglie a scopo procreativo, non solo sono permessi, ma sono comandati da Dio. Genesi 1, 20, 28, urvu, siate fecondi e moltiplicatevi. E eh, naturalmente i rapporti rendono temporaneamente impuri, peraltro ugualmente, l'uomo e la donna, i quali devono poi, secondo Levitico 15, 18, sottoporsi al bagno rituale di cui parlavamo poc'anzi, eravamo eh, là nel micveh. Anche in questo caso ci sono regole molto precise e dettagliate. Um, una volta uh, fatta la tevilà, um, verranno reintegrati in uno stato di, per esempio se sono nel caso dei kuanim, dei sacerdoti, che forse può interessare, legato anche alla purità templare, uh, sono, uh, dicevo, reintegrati in uno stato di parziale purità. Che gli permette per esempio di mangiare la terumah, che è il cibo offerto ai sacerdoti, anche se poi il giorno dopo dovevano comunque portare un'offerta al tempio per completare, si dice, la loro capparà, la loro espiazione. Ma vediamo qual è la risposta a questo punto di Gesù. E eh, Gesù ancora una volta risponde con una citazione scritturistica. E ehm, una risposta molto nota, eh, dice Gesù, bene ha profetato di voi Isaia, voi ipocriti, come sta scritto, e cita Isaia 29:13, questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me, in vano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ora, eh, Isaia certamente non aveva intenzione di distaccarsi dall'ebraismo. Si tratta più, piuttosto, e questo mi pare anche il senso delle parole di Gesù, di un invito, anche giustamente perentorio, a concentrarsi al di là di tanti dettagli relativi all'osservanza, che anche qui non viene contestata nel merito e dunque viene implicitamente validata. Appunto, l'ingiunzione a concentrarsi piuttosto su un'osservanza fondata innanzitutto sulla Kavanah, sull'intenzione del cuore. E proprio questo sarà tra l'altro un argomento al centro della letteratura rabbinica antica e poi moderna: se cioè sia necessaria la Kavanah eh, per compiere propriamente una mitzvah, un precetto. E come si suol dire, uscire d'obbligo. E um, concludo dicendo che nella uh, saggistica specialistica ci si è uh, soffermati di frequente uh, su questi um, ed altri passi correlati. Cito ad esempio fra le opere recenti, che mi fa piacere segnalare ai nostri ascoltatori, Handbook for the Study of the Historical Jesus, che è un testo del 2010, manuale per lo studio del Gesù storico, eh, curato da Stanley Porter e Tom Holman, ehm, dove c'è, eh, tra l'altro, chi ha sostenuto, a proposito del nostro discorso, un'interessante ipotesi alternativa, ovvero che la novitas rivoluzionaria che avrebbe portato eh, Gesù sarebbe il principio secondo cui il puro rende l'impuro puro. Invertendo l'ordine alachico consueto, che naturalmente è ciò che è impuro, rende impuro ciò che è puro. Cioè, Sembra un gioco di parole, ma spero chiaro, di essermi. Chiaro, chiaro. E, um, è interessante anche la proposta critica eh, di Michael Bird, eh, secondo cui i testi evangelici rid ridefiniscono l'idea di purità rituale in prospettiva escatologica, abbiamo parlato al libro di messianismo avendo come riferimenti scritturistici impliciti vari versetti. Eberd dice, per esempio, Zaccaria 13.1, eh, Zaccaria 14.8, che è ancora più interessante, in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno. Um, vorrei poi citare, così, davvero in conclusione, um, um, Jakob Neusner, che è un autore molto molto noto specialista di questi temi, che in un volume che è diventato un classico della saggistica sull'argomento, che è The idea of purity in ancient Judaism, l'idea della purità nel giudaismo antico del 1973 se non vado errato, sostiene che mh, i farisei come la comunità del Mar Morto quindi introduciamo indirettamente anche l'argomento certo, certo. la di prossima, sì, la quinta lezione, osservassero le regole di purità rituale anche al di fuori del Tempio. Come i quanim, cioè, cioè i sacerdoti che dovevano, ad esempio, mangiare il cibo a loro destinato, abbiamo nominato più volte Terumah, solo in condizioni di purità. Altri ebrei invece osservavano queste prescrizioni solo nel Tempio. Quindi, chiarendo, i farisei avrebbero imposto al proprio gruppo, secondo Neusner, estendendo in teoria questo precetto a tutti eh, gli ebrei, regole che valevano solo per i sacerdoti o per tutti, ma solo fin tanto che erano nel Tempio cito e davvero con questo concludo che potrebbero fornire mh, un appoggio testuale anche mh, a questa ipotesi anche altre fonti rabbiniche. Per esempio, in Shabbat 14A si dice che tutti gli ebrei, sacerdoti e non, si dovevano lavare le mani nel caso di pasti con pane, anche quando si trattava cioè di pane ordinario e non terumà, il cibo sacerdotale. E perché questo? Proprio per dare un esempio ai sacerdoti che spesso non erano ligi, come avrebbero dovuto ai precetti. E nella eh, Tosefta, cioè l'aggiunta rimasta fuori dalla compilazione della Mishnah di eh, Berachot 6.3, viene riportata, poi l'ennesima disputa fra Shammai e Hillel, e significativamente in un caso di dubbio, le mani erano considerate dai Lel pure, dunque non bisognose, di lavaggio rituale. In qualche modo, no? un'opinione un vicina, sembra, a quella che emerge dai, dalle parole di Gesù. Eh, certo, certo, e ha fatto benissimo anche a darci questi riferimenti bibliografici, perché è utile, anche per chi ci ascolta, poter approfondire autonomamente certi temi, Ribadendo il fatto che sono temi molto specialistici ed è necessario per comprenderli comunque una formazione a, a monte che insomma non è da tutti e, que e per questo appunto ring la ringraziamo per averci aiutato eh, insomma, in, questo, in questo aspetto. Quindi eh, abbiamo concluso qua questo, questa lezione bipartita su, uh, su Gesù storico alla luce del, del dibattito alachico e concludiamo qui questa quarta, questa quarta lezione. Eh, abbiamo, forse lei l'ha anche già eh, svelato, lo, lo possiamo dire a chi ci ascolta, introdurremo nelle prossime puntate un, eh, un, uno studio più approfondito e soprattutto sempre riletto in ottica eh, ebraica, quindi una eh, diciamo, spiegazione di una setta che purtroppo, una setta, una scuola, insomma adesso poi eh, vedremo, avremo modo di, di parlarne è stata anche un po' diciamo tirata per la giacchetta di qua e di là nel dibattito poi storico e storiografico successivo. Eh, a fini a volte diciamo anche di eh, polemica varia insomma con i vari magisteri e eh, poi lo vedremo meglio insomma quindi sto parlando degli esseni quindi parleremo del, degli esseni parleremo dell'essenismo e li inseriremo sempre nel contesto storico culturale e religioso dell'ebraismo non solo del secondo tempio ma magari faremo sempre con il suo aiuto qualche puntata eh, oltre i limiti della, della storia antica, andremo magari anche nella storia della, della ricezione. Quindi, io ringrazio il professor Di Taranto, come sempre, per la sua disponibilità e soprattutto per la sua competenza. Perché non è, lo ripeto e lo ripeterò sempre, non è facile per niente riuscire a eh, orientarsi così a memoria. Quindi, complimenti alla sua memoria e alla, insomma, alla facilità con cui lei cita e parafrasa testi e passi biblici. Quindi. Voglio proprio eh, ringraziarla di questo. Eh, grazie come sempre a lei, a tutti i nostri ascoltatori e a domenica prossima. Certo, a domenica prossima e ricordiamo sempre che eh, seppur non siamo effettivamente in diretta, quindi non interagiamo live con i nostri ascoltatori, siamo disponibili e, eh, a riprendere poi nelle lezioni successive le domande che troveremo e che il professore eh, troverà sotto. Questo, questo post quindi sia su youtube che su facebook se avete modo e possibilità commentate e saremo lieti appunto di dare risposta alle domande insomma più che riterremo idonee ovviamente eh, al nostro, ai fini del nostro discorso quindi grazie ancora grazie a tutti e arrivederci a domenica prossima